Lavoro in corso, litorale abruzzese che torna in piena attività, stabilimenti balneari pronti alla riapertura di Pasqua, confidando nel bel tempo e in un calendario propizio tra i ponti del 25 aprile e del 1 maggio, soprattutto l'evento del Giro d'Italia con la gran partenza del 6 di maggio. Operatori del settore che dunque anticipano l'apertura della stagione balneare alle festività di Pasqua, dopo anni particolari tra emergenza Covid e restrizioni, la Bolkestein, che rappresenta il futuro incerto, comunque tante speranze per la Costa dei Trabocchi, ormai brand riconosciuto e apprezzato, un anno così che potrebbe rappresentare la svolta della ricettività abruzzese. Pasqua e Pasquetta con stabilimenti aperti, ma per sdraio ed ombrelloni bisognerà aspettare giugno. Peppino Susi di Fiba Confesercenti. La prima apertura ci sarà nel weekend di Pasqua, siamo quasi pronti, manca pochissimo, speriamo bene. Quindi tutto il litorale si prepara, la maggior parte degli stabilimenti? Il litorale qui alle Morge apriranno tutti gli stabilimenti nel fine settimana di Pasqua, saremo tutti pronti e Ecco, stabilimenti però solo per che tipo di ricettività sarà? operativi. Beh, per adesso apriamo solo come bar una piccolissima ristorazione, mano a mano i servizi verranno incrementati con l'avanzare della stagione. E per il 6 maggio? Per il 6 maggio qui non ci sarà il Giro d'Italia, ma noi saremo comunque pronti. Le prenotazioni aumentano rispetto agli anni precedenti o no, in vista dell'estate? Rispetto agli anni del Covid, certamente sì. Si sta pian piano ritornando agli anni ante-Covid. Quindi quante prenotazioni, da dove? Ma le prenotazioni stanno arrivando per il periodo soprattutto per il periodo di agosto e qualcuno anche a luglio. Arrivano da tutta Italia. Da fuori? Dall'estero per adesso no, ma gli stranieri non prenotano con così anticipo la spiaggia. Che stagione prevedete? Memorabile? Speriamo in una stagione memorabile. È chiaro che il nostro lavoro è vincolato alle condizioni meteo e quelle sono essenziali.